Benvenuti o bentornati sul mio canale. Non nuovo, è lunedì, letto, leggendo e leggerò il mio aggiornamento di lettura settimanale in cui vi parlo di cosa ho finito, cosa sto leggendo e cosa leggerò in futuro. Mazza quanto è alta sta pila oggi! Prima vi devo dire di iscrivervi al canale, attivare la campanella per essere sempre aggiornati su tutti i miei contenuti, lasciare un mi piace. A fine video vi lascerò, come al solito, una domandina. Quindi aspettate fino alla fine, vi lascio la domandina e voi rispondete nei commenti, come ogni settimana. Ma io dico ogni settimana, ma se non ci conosciamo perché magari l'algoritmo ha mandato in giro il mio video, finalmente, si spera, mi presento. Sono Sara Elliott e questo è un canale culturale in cui parliamo soprattutto di libri e opera lirica. Bene, sì, parlo di opera lirica in modo molto buffo, mi travesto, metto dei pupazzi, gioco a fai burattini. Io vi consiglio di andare a vedere le mie operazioni, anche perché oggi parleremo un po' di lirica, visto che ho iniziato un audiolibro con delle citazioni alla lirica. Altri format grossi che ho sono i Tutto suo e gli Un po' di, in cui vi parlo di un autore solo, e la letteratura scientifica, in cui vi racconto di un libro anche non scientifico, che però all'interno ha dei richiami a qualche materia. Ora cominciamo. Ultimo libro letto è Ines dell'anima mia, dell'Isabella Allende. Ebbene sì, l'ho già finito perché ovviamente con l'audiolibro ho fatto super presto. Ci sono delle frasi molto interessanti, la figura di Ines è incredibile e ne ho sottolineate alcune. Per esempio, c'è un bambino che viene cresciuto con il latte di lama. Il latte di lama gli infuse una dolcezza che avrebbe rappresentato un serio problema per lui nel futuro, visto che gli sarebbe toccato vivere e combattere in Cile, luogo non adatto agli uomini dal cuore troppo tenero. E poi ci sono altre frasi, ovviamente di stampo femminista, perché questa donna incredibile che ha fondato il Cile, praticamente lei, grazie a tutte le sue doti, lei sapeva trovare l'acqua nel deserto, lei riusciva a fare del cibo con gli scarti, a far sopravvivere tutte le persone che erano partite con lei dal Perù per conquistare il Cile. Poi le angherie che subisce, perché ovviamente ti pare che nel 500 una donna viene apprezzata del tutto, no, vengono descritte e a volte, visto che è tutto scritto in prima persona, ci sono delle riflessioni. Per esempio, lei ci dice: "Non ho avuto colpe se non quella di essere una donna, ma pare che ciò sia già di per sé un crimine. Noi donne veniamo accusate della lussuria degli uomini, ma il peccato non è forse di chi lo commette? Perché dovrei pagare io per gli errori degli altri?" È una figata, vi giuro che è una figata. Mi è piaciuto tantissimo, ci avrei messo forse qualche mese a leggerlo tutto, è parecchio lungo ed è interessante anche il finale, l'appunto bibliografico, perché dice l'Allende che ha impiegato 4 anni della sua vita per documentarsi su questa figura, e si vede perché è perfettamente descritta. "Quando Gloria Gutierrez, la mia agente, lesse il manoscritto, mi disse che senza riferimenti bibliografici questo racconto sarebbe sembrato il frutto di un'immaginazione patologica. Molti episodi della vita di Inés Suarez e della conquista del Cile le parvero incredibili e dovetti dimostrarle che erano avvenuti storicamente." Cioè, che figo, che figo. Poi c'è un'altra piccolezza che io amo, la follia dei libri in generale. Non so perché amo così tanto. Alla fine, soprattutto dei Feltrinelli, non tutti lo fanno, ci sono tutti i libri che vengono stampati della collana. Qui c'è la cosa che abbiamo messo la settimana scorsa. E la cosa che adoro è guardare quanti di questi ho e ho letto, quindi me li sottolineo, non so se si vede perché magari c'è molta luce, e mi piace fare proprio come se fossero delle liste. E a volte mi documento anche su quelli che ci sono, perché magari scopro che c'è un libro di un autore che amo, che ancora non ho letto, non ho comprato. Ma veniamo leggendo. Prima Bridgerton, perché non sono andata avanti, visto che non ho proprio tempo di respirare, e se leggo, leggo a casa appena sveglia o prima di andare a dormire, quindi leggo Shantaram per andare avanti. Lo sto amando comunque e in realtà sto rimandando la lettura proprio perché mi piace tanto, è una cosa buffa che faccio. Quando un libro mi piace tantissimo, voglio che duri tanto nel tempo e quindi magari lo leggo il meno possibile, perché mi fa stare bene anche l'idea di leggerlo e mi bastano quelle 2 o 3 pagine e dico: "Friccicorillo, allegria." Così. Beh, sono pazza. Lo sappiamo che sono pazza. Lo sappiamo benissimo. Shantaram, signori, vi voglio parlare della doccia. Della doccia. Perché non hanno l'acqua corrente, siamo sempre negli anni 80, come vi ho detto, nell'84 ho scoperto,
perché muore non Gandhi, la matrona. Non mi viene. Aspetta, ve lo dico. Ve l'ho già detto forse in una settimana, ma ho scoperto che il libro è ambientato nel 1984, precisamente a ottobre, in questa metà del libro, perché muore Indira Gandhi, assassinata. Tra l'altro poi ne ho parlato con i miei e hanno detto che si ricordano dell'attentato. È anche interessante vedere come abbiano reagito, ma mi sa che ve ne ho parlato, non mi ricordo più con chi parlo di cosa. Ma vi voglio parlare della doccia, perché è una scemenza e anche basta parlare solo di massimi sistemi e di cose tristi. Succede che il nostro protagonista esce dal suo albergo, siamo all'inizio del libro, e vede degli uomini con delle gigantesche bacinelle d'acqua. E dice, ma perché stanno a fare questa cosa? Ebbene, perché hanno delle cisterne sul tetto che vengono riempite manualmente. Visto che a Bombay fa un caldo assurdo, atroce, come vi ho raccontato anche in questo LL lunedì, lui si fa 3 docce al giorno. Quando scopre che quei poveracci devono portare sull'acqua a mano, dice no, ma io non mi farò mai più una doccia in vita mia. La sua guida, Prabhu, che vi ho nominato, invece dice ma sta scherzando, ma più docce fai, più loro vengono pagati. Quindi devi fare tantissime docce. E lui fa, ma una roba da schiavi, è un lavoro tremendo. Ma è il loro lavoro. Quindi, visto che da loro è un onore fare quel lavoro, lui deve fare tante docce, anzi gli dice fai 5 docce al giorno, così loro lavoreranno tantissimo. Io sono scioccata a questa cosa, l'idea proprio di non avere l'acqua corrente mi sciocca in generale. Poi, tra i 9,90 euro ho comprato anche Piano Nobile, come vi avevo già detto nel mio video sui 9,90 euro della Feltrinelli, che l'avrei comprato. Perché? Perché Simonetta Agnello Horby. Ma la cosa fighissima è che per ora, e sto staccando e attacco qua dietro, come vi dicevo, la cosa fighissima di questo libro è che è un intero insieme di crossover episode. Perché? Prima di tutto vengono nominati Florio, la saga di Florio che ho finito appunto all'inizio dell'anno, quindi ogni volta dico, oh, crossover episode. Ovviamente è ambientato in Sicilia, io lo do per scontato perché tutti i libri di Simonetta Agnello Horby sono praticamente ambientati in Sicilia, è una saga familiare, siamo nel periodo della Seconda Guerra Mondiale che è in corso in questo periodo, addirittura mi sembra che è già nel 44-45, ora lo ricordo bene, ma altri crossover sono che cita Le nozze di Figaro, che ormai è la mia ossessione, quest'opera tra il saggio, il libro, l'operazione, le cose, comunque la cita, e cita anche Il barbiere di Siviglia, quindi vi lascio il mio video su qui nelle info giù in descrizione con la playlist delle operazioni in cui opero le opere liriche. Una delle cose più fighissime di questo libro che adoro è che ogni capitolo ha un punto di vista diverso. Iniziamo col punto di vista del capofamiglia, che è un vecchio nobile schifoso, di quelli che non sanno tenersi i pantaloni allacciati, ok? E parla di come si sia fatto tutte le serve, tutte le donne che incontrava in continuazione, senza remore, senza problematiche del fatto che quelle donne erano costrette ad andare a letto con lui. Fa veramente schifo. Un'altra cosa orrenda è che lui ha fatto ammazzare le sue figlie femmine. E voi direte, ma che è matto? Era usanza, ci dice almeno così, di uccidere le neonate se nascevano femmine, soprattutto se non era ancora stato partorito un maschio. E quindi ci descrive di come praticamente lui impone questa cosa alla moglie e lei dice ok, però lo faccio io. E quindi appena partorisce mette un dito nel veleno e fa ciocciare il dito alla bambina. Per me questa cosa è aberrante, è qualcosa di mostruoso, contro natura, non ha alcun senso per quanto mi riguarda, parte per proprio la concezione femminista, perché proprio è una cosa che non ha senso, ma loro erano ricchi, quindi potevano permettersi la dote di queste bambine, e invece le hanno uccise, ne hanno uccise tante. Beh, qua dietro di buono in questo libro c'è la lista di tutta l'albero genealogico, perché sono tantissimi, ho iniziato già a inserire a ogni personaggio il capitolo che è narrato in quella persona lì, però devo dire tosto, molto tosto. Vi ho raccontato questa cosa non per farvi spoiler, ma per rendervi l'idea. D'altro canto lui fa
molto del bene a tante altre persone, è antifascista, quindi è complicata come figura, molto complicata, perché se la vedi dal punto di vista moderno, li odi entrambi, moglie e marito, tutti questi matrimoni combinati, tutto questo schifo. Se invece poi però andiamo a vedere da un punto di vista sociale dell'epoca era normale, però per me non è normale, quindi continuo a giudicarlo con la mentalità della mia epoca. Comunque un ottimo libro, una bellissima saga familiare, mi ha ringalluzzito ogni volta trovare citazioni di Nozze di Figaro, Barbiere di Siviglia, I Florio, quindi tutte cose, tutte cose. Il leggerò, penso che sarà Saggio erotico sulla fine del mondo di Barbascura, perché so già che mi deprimerà, però allo stesso tempo mi dovrebbe far ridere. Parla del riscaldamento globale, dei cambiamenti climatici, quindi ovviamente depressione più totale. La domanda finale la farei proprio sul piano nobile della Simonetta Agnello Arbi ed è: voi riuscite a non giudicare i libri ambientati nelle epoche passate o direttamente i classici con il punto di vista moderno? Oppure come me storcete la bocca e fate fatica a mandare giù? Sono curiosissima di saperlo e di leggerlo giù nei commenti con voi. Vi ricordo che ho una pagina Ko-fi se volete fare una donazione, una colletta, ragazzi, cioè faccio le collette, lo so, perché a me, al contrario di Arianna Bonardi, non mi fanno schifo i soldi, anche se potevo dirvelo prima. E poi ho una lista di desideri pubblica su Amazon, se volete vedere quali libri ho intenzione di comprare nel futuro o quali in generale io voglia leggere. Detto ciò, non mi rimane che augurarvi buona lettura.